Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con XTB Live News. Il mio nome è Walid Goodmani, analista di mercato per XTB. E in questo breve video andremo a parlare degli eventi principali avvenuti durante la sessione, cosa possiamo aspettarci andando avanti verso il fine della settimana, quali sono le notizie principali da tenere d'occhio e poi andiamo a lo sguardo ai grafici per vedere i movimenti avvenuti oggi. Dunque, giornata molto interessante oggi sia da un punto di vista di notizie che da un punto di vista proprio di movimenti sui grafici. Trader eh, comunque terranno d'occhio domani il rapporto NFP, questo sarà l'ultimo rapporto dell'anno per il mese di novembre, quindi è sempre un mese indietro, un rapporto molto importante che a volte può avere un impatto sui mercati, mercati che comunque continuano a soffrire di questo, questa incertezza relativa alla nuova variante di Covid eh, che sta comunque spaventando alcuni degli investitori. Quindi se ci spostiamo immediatamente ai grafici possiamo vedere, partiamo dal DAX poi andremo a parlare anche delle notizie relative al petrolio con l'incontro dell'OPEC di oggi che, che era stato rimandato dall'inizio della settimana verso il fine della settimana, quindi oggi è stato anche questo incontro dell'OPEC dove hanno deciso come com previsto di non cambiare la loro produzione. Comunque spostiamoci a questo grafico del DAX sul grafico orario per i mercati azionari, DAX che ieri comunque un tentativo di ripresa, ma poi verso il fine della giornata abbiamo visto questo grande calo del 2%. Per l'indice tedesco, Indice tedesco che ha cercato invece poi nel nella prima parte della sessione di oggi di riprendersi, non raggiungendo i massimi di ieri e poi ritirandosi un'altra volta a questa zona, come potete vedere uh, rappresentata da questo rettangolo. Ovve eh, al momento, indice uh, che si aggira in questa zona molto ristretta, come potete vedere, questa candela intorno alla media mobile esponenziale a 21,8 periodi, quindi la linea viola e la linea gialla. Un RSI né ipercomprato né ipervenduto, però una situazione abbastanza interessante per l'indice tedesco, specialmente dopo queste notizie di oggi, che se avrete letto riguardano la nuova variante di Covid e il vaccino. Per quanto riguarda invece magari l'indice statunitensi, con una sessione abbastanza positiva all'inizio, nonostante queste nuove notizie e l'incertezza, abbiamo anche delle rassicurazioni dai produttori di, eh, dei vaccini che potrebbero Uh, produrre nuovi vaccini uh, adatti alla nuova variante. Quindi molta dell'incertezza nei mercati azionari come potete vedere questo grande calo, anche è stato annunciato, uh, i mercati stanno seguendo anche le notizie dalle banche centrali, quindi la Fed, Powell questa settimana che a sorpresa ma non molto ha detto che uh, l'inflazione non è più transitoria, più che altro meglio non riferire, nel riferirsi all'inflazione come transitoria perché uh, ce la dovremmo aspettare nel corso dell'anno prossimo. Comunque se vi siete persi il webinar di ieri dove abbiamo parlato più a lungo di queste cose, in particolare l'inflazione e il petrolio, potete trovarlo sul nostro canale YouTube e uh, vedervi ben maggiormente con maggiori dettagli. Comunque per quanto riguarda l'US 500, quindi l'SP, situazione abbastanza positiva dopo questo grande calo come, come abbiamo visto per il DAX. Per quanto riguarda invece il Nasdaq, indice tecnologico statunitense che Invece ha una performance abbastanza negativa. Come possiamo vedere che è sceso sotto a tutte e tre queste medie mobili e sotto questa zona laterale dove il prezzo si era riuscito a stabilire. Se andiamo a tracciare anche una linea orizzontale, possiamo vedere che è sceso sotto a questo supporto precedente, che adesso sta agendo potenzialmente come resistenza. Però sembra che questa candela, comunque, ci sia della resistenza e del supporto. Anche qui, resta da vedere dove si andrà a dirigere questo indice statunitense andando verso il fine della settimana. Anche se. È possibile, specialmente dopo i nuovi commenti della Banca Centrale statunitense, che il, la politica monetaria e fiscale possa cambiare nel prossimo futuro. La volatilità aumenta, come possiamo vedere, a livelli diciamo, che non si vedevano già da qualche tempo, quindi abbiamo raggiunto un massimo sul grafico orario, se andiamo a vedere sul grafico giornaliero, che non si vedeva da circa uh, dall'inizio dell'anno quasi, o quindi da marzo di quest'anno praticamente. Quindi, Abbiamo visto nel, nel webinar di ieri l'effetto che le diverse ondate hanno avuto sugli indici azionari. Per alcuni è stato più severo, per altri meno, ovviamente. Se spostiamoci al petrolio, che il petrolio rimane sotto pressione, specialmente dopo la decisione di oggi dell'OPEC di non cambiare la produzione, che comunque vedono un, un calo della domanda verso la fine dell'anno, un calo comunque del prezzo del petrolio di circa il 16-17% nell'ultima settimana circa. Quindi possiamo vedere che comunque il petrolio è riuscito a rimbalzare qui ma continua a raggiungere minimi più bassi, qui uh, un punto di supporto potenziale che non è qui al minimo precedente ma più o meno ci aggiriamo in quest'area per il, uh, il Brent, quindi questo è il petrolio Brent, come potete vedere oil sulla piattaforma X Station 5, un calo abbastanza notevole dai massimi raggiunti recentemente intorno ai 86 dollari, adesso ci troviamo un'altra volta a 69 dollari. WTI, situazione abbastanza simile, 66 dollari dal massimo precedente di 84-86, quindi un massimo di diversi anni, che poi abbiamo visto questo grande calo per il prezzo del petrolio di circa il 20%, anche qui. Per quanto riguarda i metalli preziosi, invece andiamo a dare uno sguardo all'oro, oro che anche esprime sotto pressione, comunque il dollaro che si sta rafforzando, come andremo a vedere tra un po'. Oro sotto pressione, un calo di 1,5%, si aggira sotto ancora la nuvola di Cimoku, quindi ha cercato di superarla diverse volte ma ha agito da resistenza diverse volte, come possiamo vedere. Anche se il prezzo rimane, intorno a un livello abbastanza uh, basso, abbiamo visto questa grande mossa di ripresa in passato dall'oro dove è salito a un massimo di circa 1874, quindi un calo in generale di tutti questi asset, come possiamo vedere anche gli indici azionari sotto pressione e adesso spostiamoci al mercato delle valute con la sezione analisi di mercato, possiamo vedere un dollaro abbastanza performante, performance mista per il dollaro, performance abbastanza positiva per la sterlina, il dollaro neozelandese e uh, altre, alcune valute dei mercati emergenti. L'euro, performance mista, adesso andiamo a vedere un attimo sulle coppie, qui con sterlina-dollaro, sterlina-dollaro che si riprende leggermente, questa coppia comunque è stata sotto pressione notevole, come si vede un calo da livelli elevati, qui intorno a 1,40 quasi, 1,39. E adesso ci troviamo intorno a 1,33, il livello più basso in diversi mesi. E la situazione è abbastanza simile anche per l'euro-dollaro, perché comunque questo è stato spinto generalmente da una forza del dollaro. Però comunque anche l'euro-dollaro che cerca di riprendersi oggi eh, si aggira ancora in quest'area qui, intorno a 1,13, che resta un'area abbastanza importante per la coppia. E questo è tutto per oggi, spero che questo video vi sia stato utile, anzi diamo un attimo prima di finire uno sguardo anche al bitcoin. Uh, valuta, criptovaluta principale che si aggira intorno a 56.000 dollari, abbastanza stabile se contiamo la situazione sui mercati delle, delle criptovalute. Questo è tutto per oggi, grazie per l'attenzione, spero che questo video vi sia stato utile, se avete altri dubbi comunque potete anche vedere il, il webinar di ieri sul canale YouTube dove abbiamo parlato dei mercati, abbiamo parlato della situazione del petrolio e della situazione dell'inflazione delle banche centrali, quindi se vi interessa quello guardate il video, uh, iscrivetevi al canale, lasciate un like e grazie, buon trading a tutti!